Ok, buonasera a tutti. Siamo alla dodicesima diretta Facebook. Io saluto tutti i partecipanti, ovviamente che ancora qualcuno si incomincerà a collegare tra qualche minuto. Quindi dobbiamo, diciamo, ecco, che incominciano ad arrivare tutti i nostri followers. Allora, intanto ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo, cercheremo di sospenderle per agosto le nostre dirette, ma non è sicuro. Quindi con Roberta prenderemo questa decisione in questa settimana, anche perché credo che il caldo e l'estate che ormai è inoltrata non aiuti questo tipo di diciamo, lezioni accademiche. Stasera comunque è per me un grande piacere presentare un amico e un collega che è il professor Carlo Biz, professore associato dell'Università di Padova, Buonasera. che è qui con noi. Grazie Carlo per essere qui con noi e per aver accettato il mio invito. Parleremo di un argomento molto interessante. Carlo è comunque un opinion leader in Italia sulla chirurgia del piede, quindi quanto di meglio abbiamo scelto un argomento ovviamente sul piede che sarà molto interessante sia per gli studenti ma anche per i colleghi chirurghi e quindi ci farà una lezione magistrale sulle metatarsalgie da un punto di vista anche biomeccanico. Carlo, noi non siamo chirurghi, quindi non siamo abituati a fare dirette live su Facebook oppure anche webinar di questo tipo, però visto e considerato che il coronavirus continua a incombere su di noi, siamo costretti ad adeguarci. Come state a Padova? Bene, grazie. Io vi ringrazio per l'invito che ho accolto subito. Ringrazio anche il professor Ruggeri che mi ha permesso insomma, di essere qui oggi con voi e vi porto ovviamente i suoi saluti, che è il direttore della clinica ortopedica di Padova. E appunto oggi, come dicevi, parleremo di metatarsalgie biomeccaniche da diversi punti di vista. Bene, ovviamente saluto la dottoressa Palumbo, senza la quale queste dirette non verranno mai eseguite, che stasera comunque è con noi addirittura mobile, è mobile sia da un punto di vista della connessione internet, ma è mobile anche perché ci farà anche un overview dei paesaggi che sta attraversando in macchina. Quindi Sì, per questo provare a io fare faccio qualche bagno a sapere. mare. Certo, brava. E ovviamente io faccio delle battute, però questo vi fa capire quanto sia l'amore e quanto ci teniamo e la passione per fare queste cose, nonostante diciamo, le vacanze e tutto il resto. Vi ricordo la settimana scorsa eravamo collegati io dal viaggio delle mie vacanze e dottor Spoliti dalla sua sala operatoria con un cellulare, quindi abbiamo un po' di problemi di connessione tecnica, però comunque alla fine Sì, ma qualcosa si abbiamo può. realizzato anche quella. Ok, stasera invece abbiamo una connessione perfetta e un ottimo, diciamo, collega, amico e chirurgo e professore associato dell'Università di Padova. Quindi io penso, Carlo, che possiamo anche iniziare. Puoi ricondividere oppure te la aggiungo io, sì, te la aggiungo io, la Meglio vedi? che la condivido io, Ok, ma condividi la tua così andiamo direttamente vai tranquillo, fallo tu, e così partiamo. Ovviamente ringrazio tutti gli studenti del corso di laurea di fisioterapia di Salerno, che sono, diciamo, si stanno collegando tutti quanti, e gli faccio tutti quanti i complimenti, mi in bocca al lupo per gli esami in questo periodo, per i tirocini e per quelli che si saranno per laureare a settembre, quindi grazie di partecipare, credo che comunque sia un momento anche di crescita per tutti quanti noi, anche queste lezioni. Carlo, Beh, quando vuoi puoi partire. io mi associo ai tuoi saluti, in particolar modo per quanto riguarda beh, i nostri specializzandi della
Clinica Ortopedica di Padova e anche i miei studenti del corso di fisioterapia della sede di Venezia. Quindi l'argomento già lo conoscete, cioè parleremo di metatarsalgie biomeccaniche, che come avete visto dalla prima No, però slide. devi aspettare, Carlo. Scusa, apri tu la presentazione che non è visibile ancora. L'aggiungi tu? Io l'ho aperta, adesso mi devi accettare. Allora, adesso te la. Ecco. Perfetto, ci La sei, vedete? perfetto. Benissimo. Allora, io scompaio, Sì. Grazie. ti lascio da solo, ma sono sempre qua, eh. Dicevo, come vedete già dalle immagini, noi parliamo di sì, metatarsalgie biomeccaniche, ma con due aspetti completamente diversi, cioè da quelli che sono i due estremi della patologia. Sulla sinistra la classica presentazione della iperpressione plantare e sulla destra l'ulcerazione che può avvenire prevalentemente nei pazienti diabetici, ma come vedremo anche nei non diabetici. Al di là di quella che è l'anatomia della piede, vorrei che si focalizzasse l'attenzione su questo cerchio giallo che vi ho messo sulla immagine delle ossa del piede, perché fondamentalmente noi parleremo soltanto di tre delle teste metatarsali, ma in realtà è proprio in questa zona che, per quanto limitata e circoscritta, si sviluppa questa patologia. E provoca una serie di sintomi dolorosi che, sì, è vero, noi chiamiamo quel termine generico di metatarsalgia, ma come vedremo, sono anche correlate altre appunto patologie che, se non sono una vera metatarsalgia, di fatto sono, come dire, delle parenti molto stretti. Già da questa immagine, come ben prima diceva Francesco, noi siamo chirurghi. E quindi in realtà dall'immagine di questa resezione transmetatarsale possiamo comprendere come sia una zona facilmente vulnerabile al carico, essendo il panicolo adiposo scarsamente rappresentato e essendo le teste metatarsali, come dire, già molto vicine alla cute e alla sottocute durante la deambulazione, soprattutto in pazienti defedati o con patologie vascolari, come questo che vi presento nell'immagine. Ma per quanto riguarda la definizione e la presentazione più classica dal punto di vista clinico della metatarsalgia, generalmente in ambulatorio si presentano persone di diversa età, si può andare dallo sportivo che magari corre durante il tempo libero alla persona più anziana come questa che vi presento. Lamento ovviamente un dolore all'avampiede di insorgenza da più tempo, quasi un dolore cronico. È più accentuato generalmente alla base del secondo dito, ma potrebbe essere anche sul terzo e talvolta sul quarto. E la signora la indica molto bene perché indica quelle che sono le manifestazioni cutanee di questa patologia, cioè la presenza di callosità. Generalmente io uso un piccolo trucchetto per porre una diagnosi differenziale tra le metatarsalgie vere e proprie biomeccaniche e quelle che sono le patologie ad essa correlate, come ad esempio il classico neuroma di Morton, chiedendo al paziente se dovesse compilare un piccolo esame a scelta multipla, se il sintomo che riferisce è più riferibile a uno spillo, una pallina, un bruciore oppure non sono nessuna delle tre precedenti. Ecco che se ci dovesse dire una pallina o uno spillo siamo più indirizzati verso la metatarsalgia vera e propria, se invece dovesse riferire più un bruciore, ecco che abbiamo sempre una forma di metatarsalgia, ma che è una forma, diciamo, di metatarsalgia neuropatica, ovvero il neuroma di Morton. Sappiamo che la metatarsalgia non è la diagnosi, ma è il sintomo, cioè meglio, è una costellazione di sintomi e pertanto è una sindrome ad eziologia multipla caratterizzata dall'insorgenza di dolore localizzato nella regione che vi ho in precedenza descritto e che sostanzialmente si trova tra il secondo e il quarto osso metatarsale.
Ma ricordiamo che si parla anche di non solo una patologia delle teste metatarsali, ma anche delle articolazioni metatarso-falangee prima di questi tre raggi. Ovviamente, come sapete, la metatarsalgia difficilmente è isolata, ma si presenta in associazione a quella che sono le comuni deformità dell'avampiede, che come vedete in questa immagine sono appunto l'alluce valgo e le deformità delle piccole dita. Chiaramente è una patologia piuttosto comune, il 10%, almeno il 10% della popolazione adulta presenta una forma di dolore che può essere riferibile alla metatarsalgia. E abbiamo detto che si presenta con svariati tipi di sintomi, che nella maggior parte dei casi possono essere proprio riconducibili a questo dolore quasi cronico al di sotto della pianta del piede, dell'avampiede. Vengono distinte in biomeccaniche, cioè che sono appunto quelle primarie di cui oggi parliamo, che sono strettamente collegate con il carico. Rappresentano il 90% delle manifestazioni e poi abbiamo una serie di altre, diciamo, metatarsalgia di altra natura, indipendenti dal carico e che quindi possono, ad esempio, persistere di notte e sono collegate nella patologia degenerativa, infiammatoria e, ahimè, neoplastica nei casi peggiori. Mentre invece le biomeccaniche possono essere distrettuali, prossimali e distali alle teste metatarsali, quindi essere un po' più prossimali oppure distali e coinvolgere direttamente l'articolazione e quindi diventare una vera e propria patologia articolare. Chiaramente, come abbiamo appena detto, esse sono correlate, poiché biomeccaniche, al carico. Non si potrebbe parlare altrimenti di metatarsalgia se non pensassimo ad una alterazione del carico e quindi della sua distribuzione a livello dell'avampiede. La manifestazione appunto più classica, immediata, quella che il paziente appunto riferisce, è chiaramente quella della cute, cioè il sottocute va incontro a una prima sclerosi e poi ad un'atrofia, soprattutto quando il cuscinetto adiposo plantare è distalizzato rispetto alle teste metatarsali e quindi si ha un'area di ipertrofia locale, il cosiddetto callo, cioè queste lesioni cheratosiche cutanee che anche se il paziente rimuove, comunque vengono a manifestarsi nelle settimane successive, perché ovviamente il paziente cammina, il carico si diluisce in maniera appunto alterata e si hanno queste manifestazioni cutanee, talvolta anche per un semplice condilo che in una posizione appunto anomala viene a produrre un'area di infiammazione a livello della cute e del sottocute e che si traduce in quest'area ipertrofica plantare che dà origine a quello che noi volgarmente chiamiamo callosità. Il dolore insorge direttamente dalla pressione metatarsale esercitata contro la pianta. E nei casi più, diciamo, evoluti, le teste metatarsali possono perdere tutta la copertura sottocutanea e trovarsi diretto a contatto con la cute plantare. Nei casi appunto peggiori, addirittura essere esposta. Vi ricordo che l'esposizione non è un evento così raro, non pensate che l'ulcerazione plantare sia correttamente legata al diabete, al piede diabetico, al piede di Charcot, ma si può presentare anche in soggetti anziani che hanno avuto una serie di traumatismi correlati e che portano appunto poi ad una vera e propria esposizione della testa metatarsale. Senz'altro la metatarsalgia è correlata ad una patologia articolare, ad una patologia scheletrica, ma è anche una patologia delle parti molli. Le lesioni appunto articolari sono abbastanza frequenti. Sia quindi un sovraccarico che andrà incontro a questo fenomeno infiammatorio degenerativo dell'apparato capsulo-ligamentoso, la capsula che circonda l'articolazione metatarso-falangea, dà origine quindi ad un'alterazione anche delle falangi, perché avremo un collasso plantare delle teste metatarsali e come conseguenza avremo poi distalmente una iperestensione delle falangi.
Chiaramente questa deformità dà luogo alla, questa alterazione dà luogo alla tipica deformità delle dita in grif che spesso, come abbiamo visto precedentemente, accompagnano la patologia in questione. Quindi avremo delle sublussazioni delle dita e talvolta una lussazione dorsale delle dita stesse. Tant'è che si parla di proprio sindrome dolorosa acuta della metatarsofalangea prima, più frequentemente a livello del secondo dito. Questa instabilità della metatarsofalangea prima può essere facilmente testata con il Lachman test e effettivamente si può notare come vi sia una escursione articolare eccessivamente aumentata, segno proprio di instabilità capsulare. E vi ho detto che in alcuni casi si può arrivare alla ulcerazione della callosità stessa e abbiamo detto che questa evenienza non è necessariamente dovuta a una patologia diabetica che può aver ulteriormente aggravato la problematica del connettivo. Se vedete l'immagine di sinistra, guardate come i punti di localizzazione delle teste metatarsali siano estremamente precise, in quanto abbiamo una seconda testa metatarsale che ha dato luogo ad una vasta area di percheratosi, ovviamente questo si è prodotto nel corso dei mesi, se non dire degli anni, ma anche abbiamo la presenza di un'area di percheratosi sostanzialmente in corrispondenza dei sesamoidi e delle testa metatarsale del primo. Quindi questo ci fa capire come ci sia una insufficienza del primo raggio che abbia clinicamente trasferito una anomalia pressoria a livello delle tre teste metatarsale e tra le tre possiamo dire che quella che ha avuto la peggio è proprio stata la seconda con la successiva ulcerazione. Ricordiamo inoltre che ci possono avere delle proprie vere lesioni ossee, soprattutto quando le teste metatarsali si espongono, oppure ci possono essere stati degli eventi traumatici come la frattura stessa, che ha comportato ad esempio una rotazione della testa e ne ha alterato il suo allineamento con il resto del piede, provocando poi l'area di iperpressione. Ma ci possono essere anche delle lesioni neuromuscolari e non dimentichiamo che un terzo spazio intermetatarsale particolarmente stretto può appunto comportare una lesione a carico del nervo distale sensitivo che può dare origine poi al cosiddetto neuroma di Morton. Tant'è che il neuroma di Morton potrebbe essere chiamato come sinonimo anche come metatarsalgia nevralgica. Di base è una patologia su base ovviamente neurologica, ma che come punto di partenza vede una compressione del nervo da parte delle teste metatarsali eccessivamente vicine a livello del soprattutto secondo e terzo spazio intermetatarsale e un legamento trasverso che contribuisce ancora di più a restringere il canale di passaggio del nervo stesso. Ovviamente, abbiamo detto, può essere una patologia scheletrica, quindi alterazioni morfologiche di lunghezza in più o in meno della testa del metatarsale, oppure delle lesioni come la sindrome di Freiberg, rappresentata da un'area di necrosi avascolare a livello della testa del secondo metatarsale. Quindi abbiamo queste interazioni degenerative strutturali che riguardano l'osso, ma che riguardano anche l'apparato muscolo-lamentoso e dà quindi luogo a delle vere e proprie lussazioni dorsali, come abbiamo detto, del secondo dito, con una sintomatologia dolorosa ad esordio acuto, ma che poi nel tempo comporta una manifestazione cronica a livello della pianta del piede con la formazione della callosità. Chiaramente la sintomatologia sarà ancora più grave se si accompagna ad una deformità più grave, ad un allucevalgo severo o a un primo metatarsale corto che dà luogo ad una insufficienza, come dicevamo prima, del primo raggio
e che quindi comporta nella fase di spinta un disequilibrio pressorio dell'avampiede, trasferendo parte del peso in maniera anomala dal primo raggio agli altri appunto raggi minori, con un squilibrio soprattutto più preciso per la seconda testa metatarsale. Chiaramente si possono avere anche delle anomalie strutturali, come una sproporzione di lunghezza tra il secondo e il terzo metatarsale, e quindi una anomalia in quella che è la formula di Maestro, che successivamente appunto vedremo, e che dà quindi origine a questo tipo di patologia. Ma in questo intervengono anche deformità congenite delle teste metatarsali dal secondo al quarto, o un piede eccessivamente equino o un piede calo. Ricordiamo che le metatarsalgie possono essere collegate, oltre che alle patologie, diciamo, di tipo neurologico distrettuale, anche in maniera più generica, quindi malattie neurologiche, deformità congenite, come abbiamo detto, delle teste metatarsali, però patologie come l'artrite reumatoide, la sindrome della perdita di collagene, il diabete, di cui abbiamo già una prima presentazione in questa immagine, il piede cavo in alcune patologie come la Charcot-Marie-Tooth e il piede o un piede bloccato in equinismo. Ricordiamo che questa patologia, pur essendo una patologia distrettuale, può riscontrare un'eziologia ben più prossimale. Infatti, possiamo avere anche delle alterazioni a livello del gastrocnemio con una eccessiva rigidità del muscolare che può appunto comportare poi una ritrazione a valle tendinea con delle dita appunto in grip che non sono altro che la manifestazione di una rigidità molto più prossimale, con conseguente collasso delle teste metatarsali e iperestensione delle prime falangi con formazione quindi di una patologia che è prettamente articolare, cioè metatarso falangea prima. Del resto noi sappiamo che la struttura appunto attuale che noi abbiamo del piede normale è mantenuta chiaramente da delle strutture che hanno un ruolo di supporto dinamico. Vi faccio notare come da questo preparato del nostro istituto di anatomia già si vedono, si possono appunto intravedere, anche se coperte da uno strato di panicolo adiposo e dai tendini, si possono già, e dalle loro capsule, si possono già intravedere le articolazioni metatarso-falangee e quindi possiamo capire come una esposizione possa avvenire facilmente. Quando dicevo queste strutture di supporto appunto dinamico, che sono prevalentemente la fascia appunto plantare, la muscolatura intrinseca della fascia stessa e il tendine tibiale posteriore presentano delle anomalie, ecco che non solo possiamo avere un collasso della volta plantare, ma questo collasso poi si riversa anche più a valle a livello delle articolazioni metatarso-falangee prima. E del resto lo stesso dicasi, o la situazione può essere appunto aggravata quando al di là di quelle che sono le strutture di supporto dinamico, vengono a fallire quelle che sono le strutture principali di supporto statico. Ovviamente non quelle tipiche della caviglia come lo sprig ligament o il deltoideo, ma altre come i ligamenti interossi e la stessa aponeurosi plantare, che contribuiscono ovviamente, oltre a mantenere la normale volta plantare del piede, contribuiscono a mantenere un carico uniformemente distribuito a livello dell'avampiede. Questa è la zona di cui appunto stiamo parlando. E quindi possiamo vedere come effettivamente in alcuni punti possiamo addirittura intravedere le teste metatarsali e quindi ci rendiamo conto della facilità con cui esse poi possono dare origine a delle manifestazioni cutanee laddove il carico sia alterato.
Il paziente, quando viene alla visita, adesso spesso chiedo anche di vedere le scarpe, perché effettivamente è un test molto semplice, in quanto ci permette di identificare la presenza di anomalie pressorie semplicemente dalla usura maggiore che possiamo appunto registrare a livello della suola del paziente, come simbolicamente vi fanno vedere queste immagini. Ovviamente per poter pensare ad un trattamento conservativo di questa patologia, noi dobbiamo avere la certezza anche biomeccanica di dove maggiormente il carico grava di più sull'avampiede. E quindi se ci orientiamo dal punto di vista terapeutico verso un trattamento conservativo, non possiamo che pensare ad un trattamento conservativo con plantare, dopo ovviamente l'esecuzione di una baropodometria che ci faccia effettivamente vedere laddove di più le teste metatarsali provocano il sovraccarico, che non è soltanto chiaramente quello che si vede clinicamente, ma nelle condizioni appunto più sfumate o nei soggetti più giovani, ecco che l'area di iperkeratosi potrebbe essere meno evidente. Quindi abbiamo bisogno di questo esame per poter capire meglio dove e in che sede la barra sottocapitata del plantare debba appunto agire per permettere uno scarico del lavampiede mirato alla testa che presenta una anomalia di carico. Oggigiorno un esame invece non dinamico, quindi semplicemente pressorio, senza un'analisi accompagnata della pressione durante il passo, avrebbe poco senso. Abbiamo detto che il trattamento, diciamo, di eliminazione del callo ha poco senso, in quanto a distanza di poco tempo ricompare, mentre un'attenzione maggiore va data a quella che è la formula metatarsale, cioè se noi ad un certo punto pensiamo che la patologia non possa che essere appunto risolta chirurgicamente, allora dobbiamo essere pronti anche a fare un plan preoperatorio per capire di non aggravare la situazione. Perché se pensiamo di accorciare una o più teste metatarsali, dobbiamo capire quali saranno le teste metatarsali in questioni, quante, e dove poi far distribuire in maniera corretta il carico. Scriveva il professor Pisani che nelle metatarsalgie distrettuali lo scopo dell'intervento è la ristabilizzazione della concorrenza in carico di tutte le ossa metatarsali. Quindi tutte dovranno partecipare in maniera corretta alla distribuzione del carico, pena una alterazione a livello locale. Diciamo che tra gli insegnamenti del professor Pisani e quanto scritto da Maestro ci ha dedicato diverso tempo in passato. Perché ovviamente speravo che con interventi chirurgici, facendo un corretto appunto plenio operatorio, si potesse arrivare ad un ripristino della formula metatarsale in maniera appunto canonica. E se la ripristinavo in maniera appunto canonica, sicuramente avrei ottenuto una distribuzione perfetta del carico. In realtà poi con l'esperienza mi sono accorto che tra planning operatorio, criteri appunto di Maestro che hanno una tolleranza tra lunghezze di singoli metatarsali di circa 1 mm per ciascun osso metatarsale, a disporsi, come abbiamo visto nella precedente slide, come una sorta di soldatini, uno in fila all'altro e uno più basso dell'altro, in realtà mi sono accorto che non era necessario, come dire, raggiungere questo equilibrio matematico per poter ottenere un intervento di successo. E quindi ho abbandonato quella che era un po' l'esperienza, quella canonica, classica dell'ostomia di Weil e dell'appunto fissaggio, per ripristinare quelli che erano i criteri di Maestro del lavampiede, che fondamentalmente identificavano per ciascuna tipologia di piede un determinato
fenotipo armonico o meno armonico, e l'ho appunto abbandonata per invece l'applicazione delle tecniche meno invasive. In quel modo la DMMO, cioè la distal metatarsal diafisea osteotomy, che come vedete è una tecnica meno invasiva assolutamente percutanea, che consiste in un taglio, cioè un'osteotomia dell'osso obliquo di circa 45 gradi a livello del collo metatarsale. In questo modo si crea una sorta di rampa per cui il metatarsale, la testa metatarsale e il suo condilo non solo shiftano prossimalmente, ma anche verso l'alto, scaricando la zona di carico interessata dalla iperpressione. Ovviamente questo ha successo se il paziente è in grado di deambulare, perché ovviamente non sono osteotomie che vengono fissate, ma vengono semplicemente vengono lasciate libere, il paziente può camminare immediatamente dopo l'intervento, il tempo che passi l'anestesia del blocco al piede, ma è indispensabile che il paziente cammini, altrimenti questo shift prossimale e verso l'altro non si potrà mai ottenere. Quindi è molto importante sapere dove si fa appunto l'osteotomia, altrimenti, come in tentativi meno precisi del passato, hanno appunto poi comportato a delle vere e proprie lesioni iatrogene del l'avampiede. Questo è quindi il principio di applicazione di una tecnica appunto mini-invasiva, senza alcun tipo percutanea, senza alcun tipo di fissaggio, che permette la sottrazione quindi del carico con questa semplice fresa. Quindi faccio vedere alcune immagini intraoperatorie, quindi vi rendete conto della mini-invasività dell'intervento e soprattutto della rapidità, non più di 10 minuti complessivi di intervento, e che possono appunto risolvere un problema sostanzialmente cronico che persiste da tempo. Interessante questa, perché sostanzialmente vi fa vedere, ve la faccio vedere così molto velocemente, in modo tale che possiate percepire quello che io vedo al fluoroscopio durante l'intervento. Cioè, fissatevi sulle teste, qui io esercito una trazione sulle dita per verificare di aver fatto l'ostotomia, successivamente ho due teste ostomizzate e poi la compressione. Quindi, andando in rapida successione, questo è quello che si vede al tavolo operatorio. Cioè questa quasi flessibilità dell'avampiede sotto la mia trazione dopo aver completato le osteotomie. La tecnica si presta sia alla chirurgia prettamente percutanea in associazione alla luce valvola e fluidità delle piccole dita, sia alla chirurgia aperta, in questo caso il chiodino endolo, che noi usiamo per la correzione dell'alluce valgo nell'immagine più in basso. L'esperienza con la DMMO l'ho pubblicata un paio di anni fa su questa rivista, e per maggiori appunto approfondimenti vi rimando ad essa. Alcune parole vorrei dire sul neuroma di Morton, di cui abbiamo già accennato, perché abbiamo detto essere una patologia che è proprio una conseguenza della metatarsalgia. Il paziente manifesta ovviamente una sintomatologia che non è più un dolore ascrivibile a una pallina, a uno spillo, ma sarà un dolore che sarà più simile ad un bruciore. Del resto, il neuroma di Morton, di Civini Morton, è un pseudotumore istologicamente caratterizzato da fibrosi perineurale, proliferazione vascolare locale, edema dell'endonevrio e degenerazione assonale del terzo nervo digitale. Esiste un gold standard oggi per la sua diagnosi? Io credo che la risposta corretta sia no, nel senso che si va dalla ecografia alla risonanza magnetica, ma entrambi gli esami hanno appunto delle limitazioni, e ritengo personalmente che se qualora si riuscisse a dimostrare un gold standard diagnostico per il neuroma di Morton, ecco che lo potremo notare trovare nella ecografia dinamica. Infatti vi faccio vedere queste immagini in cui fondamentalmente in un esame prettamente statico il neuroma non si riesce a vedere.
Ma nel momento in cui la sonda viene passata sotto un esame dinamico, cioè eseguendo il test della spremitura, ovvero il test di Noether per quanto riguarda l'avampiede, ecco che questa appunto spremitura comporta, fa sguizzare plantarmente il neuroma di morto e quindi facilita la sua diagnosi. Vi renderete facilmente conto da questa immagine, da questo video che gentilmente il dottor Zappia mi ha regalato, in cui vedete proprio il neuroma di morto sguizzare, ben si vede, fra le teste metatarsali durante l'esame della spremitura, cosa che magari sotto a livello di 3-4 mm sarebbe appunto difficilmente da localizzare. Basti che magari il taglio della risonanza magnetica non sia appunto dei più appropriati. Noi chirurghi ovviamente procediamo alla escissione, in questo caso sempre nel mio caso per via dorsale, in quanto appunto plantarmente si costringerebbe poi il paziente ad uno scarico eccessivo, mentre può camminare immediatamente dopo l'intervento, in quanto la cicatrice si trova dorsale. Ma ricordiamo che il nervo decorre plantarmente, quindi l'accesso più immediato e diretto sarebbe proprio quello plantare. Anche per il neuroma di morto, come tutte le patologie, esiste il trattamento conservativo o con infiltrazioni o con dei plantari che scarichino le teste e aumentino la distanza tra le teste metatarsali, sgravando il nervo dalla pressione, oppure la classica, diciamo, escissione, avvisando il paziente di aree di ipoestesia che potrebbero permanere per alcuni mesi alle dita interessate, seguito sempre da esame istologico per la conferma. Vorrei ricordare il professor Pisani, recentemente scomparso, il quale era solito dire che forse sarà il caso di chiamarlo anche neuroma di Cibinini morto, in onore dell'italiano Cibinini pistoiese che aveva descritto all'epoca di Garibaldi, aveva descritto il neuroma, però dal punto di vista, diciamo, prettamente anatomopatologico e non dal punto di vista sintomatico. L'abbiamo studiato anche questo per diversi anni per capire quali fossero gli elementi in gioco e dalle teste metatarsali abbiamo appunto scoperto che effettivamente sul nervo grava molto anche l'ispessimento con gli anni e il irrigidimento del legamento trasverso, soprattutto della sua porzione, quella più plantare, che è quindi corresponsabile di questo restringimento del canale di scorrimento del nervo stesso. Concludo, diciamo, questa parte sulle metatarsalgie ricordando anche l'aspetto più negativo, più doloroso, in cui in molti centri non si esita a dare indicazione all'amputazione, in cui la iperpressione localizzata a livello delle teste metatarsali comporta una vera e propria ulcerazione con esposizione magari anche perte della testa stessa. In passato sono stati appunto proposti i cosiddetti gessi a tutto spessore per la cura di queste ulcere, oppure i plantari di scarico eseguiti in maniera statica, per non parlare poi dei più recenti walker pressurizzati, più adatti forse per il piede di Charcot che non per le lesioni ulcerative del plantari dell'avampiede. Io ho ritenuto che forse si dovesse trovare anche una soluzione mini-invasiva a questo appunto problema, perché era appunto un problema appunto di carico. E ho pensato di applicare la DMMO al piede diabetico eseguendo delle osteotomie più prossimali, cioè quasi a livello diafisario. Cioè ho spostato l'osteotomia a livello diafisario del metatarsale, in quanto se nel soggetto appunto normale questo comporta una completa destabilizzazione, perché la testa diventa completamente ballante, invece nel paziente diabetico in cui la patologia dei tessuti molli si traduce in una rigidità del connettivo, sapevo benissimo che le teste sarebbero rimaste al loro posto e avrebbero potuto soltanto che retrarre o prossimalmente e dorsalmente con il carico. E questa ipotesi che avevo si è poi realizzata nei vari appunto interventi eseguiti e che hanno appunto portato alla risoluzione nel giro di un mese, ovviamente facendo camminare il paziente con una
scarpa a suola rigida e piatta per aumentare chiaramente lo spostamento prossimale, portare a guarigione ulcere di questo tipo che persistevano da mesi e che erano assolutamente refrattarie a qualsiasi tipo di medicazione o addirittura all'ossigeno terapia. Magari si richiudevano, ma per poi appunto riaprirsi nei mesi successivi. Chiaramente la formazione appunto del callo a questo livello è molto più esuberante, ma vedete appunto che con gli anni, con i mesi, poi qui siamo al nostro punto follow-up di diversi mesi, si ha appunto poi il classico rimodellamento del callo osso, anche laddove sembrava che queste osteotomie fossero completamente, diciamo, disallineate rispetto al resto. E così altri casi. Per concludere, questo tipo di tecnica l'abbiamo appunto poi applicata anche agli altri raggi, come appunto il quinto, per quelle formule di iperflessione del quinto metatarsale, e l'avevamo descritta prima nel 2017, e poi appunto quest'anno abbiamo pubblicato i nostri risultati in relazione anche ad esempio ai raggi minori e alle ulcere laterali che, come vedete, si sono ben chiuse, presentando un follow-up addirittura di ormai va verso gli 8 anni di questa paziente. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, ringrazio Francesco per l'invito e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie. Carlo, grazie. Io ringrazio te per la lezione magistrale che ci hai regalato e ovviamente sono d'accordo su tutto quello che hai detto, ci sarebbe da discutere tanto. Se qualcuno vuole fare delle domande, il professore Bizzi è a disposizione, altrimenti sono costretto io a fartele, come al solito, devo fare domande. No, vabbè, scherzo. No, no, grazie per quello che ci hai fatto vedere, veramente, soprattutto per l'eleganza con cui l'hai presentata, perché le tue lezioni sono sempre molto belle e sono molto educational. Che ti volevo dire? Allora, ti volevo chiedere, giusto per, hai esperienza, per esempio, di riparazione della placca plantare in situazioni iniziali di metatarsalgia o di deformità dell'avampiede o del secondo, del terzo, più o meno. Sinceramente, sai che il mio tipo di approccio, quando è possibile, è sempre un approccio mini-invasivo. Cioè, chiaramente questo tipo di chirurgia di cui tu mi stai parlando è, insomma, una chirurgia aperta e francamente non ne ho esperienza, No, insomma. perché qualche anno fa c'è stata una certa, diciamo, Attenzione, attenzione per le lesioni. Poi, sì. sinceramente, non l'ho seguita più come prima, cioè, però, tipo una decina d'anni fa c'è stato un grosso interesse sulle lesioni iniziali, no? Anche perché erano stati proposti dei patch, diciamo, che si potevano appunto applicare per cercare di rafforzare Sì, anche endoscopici, l'aspetto, diciamo, plantare e poi dare una maggiore stabilità all'articolazione. Ecco, francamente, anche per la tipologia appunto di pazienti così, con cui appunto mi rapporto, non ho questo tipo di esperienza. perché, no, ma giusto per i ragazzi, no? Era semplicemente giusto per i ragazzi, esiste anche, diciamo che sono pazienti più o meno in cui la metatarsalgia incorre forse diciamo intorno alla giovinezza oppure diciamo Esatto. post pubertà, voglio dire, quindi sono anche casi rari, non è che ne abbiamo tantissimi. Io di solito le persone che vengono con metatarsalgie di tipo biomeccanico sono più persone anziane che per tanti anni magari si trascurano oppure pensano di andare dal podologo per curare il callo invece di andare a. E anche su questo voglio dire, tu l'hai detto chiaramente, cioè eliminare il callo è da un punto di vista effettivamente una cosa che non si fa, però nella
nello stereotipo della persona comune è una cosa che continua comunque a persistere, no? Nella fantasia del sollievo, ritenendo che sia un sollievo legato semplicemente al callo, quando invece di fatto è un'alterazione appunto del carico. E poi anche gli stessi appunto plantari, secondo me, visto anche il tipo di intervento così mini-invasivo in degli hospital, dei surgery, io credo che mettere un plantare con un'importante barra subcapitata in un paziente con un piede artrosico non si fa altro che aggravare ad esempio l'artrosi del mesopiede, perché il carico ovviamente non è quello, il carico possiamo eliminare, lo possiamo soltanto, come dire, shiftare da una zona all'altra con diversi mezzi. Bene, d'accordo con te. Una domanda la leggo con voi, quindi Alessio ci chiede: in seguito all'intervento chirurgico con riduzione della lunghezza dei metatarsali interessati della chirurgia, si avranno compromissioni neurologiche a livello periferico e quindi inerenti alla distribuzione di carico sul piede. È possibile deambulare immediatamente dopo intervento chirurgico? Beh, per quanto riguarda la deambulazione, l'ho detto, quindi lo ribadisco, non ha alcun senso eseguire questi tipi di interventi con pazienti che non possono appunto camminare, perché come dire, il chirurgo in questo caso si limita semplicemente a fare delle osteotomie dei tagli. Quanto la testa metatarsale risalirà prossimamente e dorsalmente, questo non lo possiamo quantificare esattamente, tant'è che in quell'articolo io concludevo dicendo che i criteri di Maestro non hanno appunto alcun senso a livello del plan, non hanno alcun senso nel rispondere ad un piede armonico durante il planning preparatorio, ma ci possono invece aiutare a eseguire in maniera corretta un planning, cioè sapere laddove eseguire il taglio, cioè su quale testa e su quante teste a livello ovviamente del suo collo. Per quanto riguarda invece i possibili danni neurologici, direi che sono completamente da escludere, perché nell'immagine, e ti invito Alessio a scaricarti quell'articolo che è free, in cui si vedono chiaramente gli accessi ben descritti dall'anatomista Niki Dalmau di Barcellona, in cui si fa appunto vedere dove si entra con la fresa, cioè in prossimità dell'osso, quindi della diafisi, laddove chiaramente puoi evitare il decorso vasconervoso senza appunto creare poi alcun tipo di iposensibilità o di perdita di sensibilità delle dita, cosa che invece va sempre detta al paziente che viene operato di neuroma di Morton. Spesso l'ortopedico sottovaluta due aspetti: primo, non sempre viene eseguito l'esame istologico, cosa che bisogna fare perché ci potremmo trovare anche con delle sorprese. Secondo, al di là appunto dell'accesso dorsale, bisogna avvisare che quando il neuroma è presente sul secondo e anche sul terzo spazio intermetatarsale, se pensiamo di rimuoverli entrambi, il paziente avrà una perdita completa della sensibilità del terzo dito, però questa sensibilità generalmente viene ripresa a distanza di mesi, sempre nel caso procediamo a rimozione soltanto del nervo di uno dei due distretti, ma qualora lo facciamo in entrambi i casi, in entrambi gli spazi intermetatarsali, va avvisato. Nella mia esperienza, a distanza di mesi, con l'aiuto di recenti neurotrofici, il paziente ha sempre recuperato la sensibilità, però va detto, perché sennò ci troviamo con delle brutte sorprese. No, questo è chiaro, no, questo è chiaro. Ma ti volevo chiedere un'altra cosa. Sento un ritorno fastidioso. Io ti sento bene. Ok, allora dicevo, che cosa ne pensi invece delle osteotomie di Weil rispetto alla DMMO? Cioè, nel senso che la Weil in open ti permette di farla, questa è una domanda tecnica ovviamente non per i ragazzi, però a volte di invece di stare a 45 gradi stare più basso e quindi di dare un'osteotomia più lunga, più longitudinale, in modo tale da avere, come possiamo dire, un'osteotomia più lunga.
Pensi che abbia ancora un senso farle oppure no? In alcuni casi selezionati oppure no? Ma sì, io penso che, come dire, abbia ancora un senso. Lì dipende dalla filosofia del centro, dalla filosofia del chirurgo, di come il chirurgo appunto si approcci. Quello che però io noto è che tante volte mi capita di curare le recidive. Cioè, noi ci troviamo di fronte a due concetti completamente diversi. Uno è un concetto estremamente rigido, cioè viene fatta una pianificazione, viene fatta l'osteotomia, viene fissata con una vitina, abbiamo un controllo radiografico post-operatorio brillante, perché le cose sono laddove le abbiamo messe, abbiamo voluto metterle, però a distanza di tempo... Ma puoi fare anche un'osteotomia aperta di Weil più lunga senza fissare? Sì, ecco, però a distanza appunto di a distanza di tempo, secondo me, come dire, ti trovi con un sistema, a mio avviso, come dire, più rigido in quelle appunto fissate. In quelle appunto non fissate, non saprei risponderti perché no, personalmente non ho la faccia, se ho fatto in passato, ho sempre fatto quelle fissate, però a distanza appunto di tempo io ricerco, come dire, con il carico che dà il paziente, un carico che in teoria dovrebbe essere armonico e che dovrebbe essere... Senti, appunto, Carlo, ma tu quando fai la percutanea e anche un dito a martello, fai anche, associ anche un'artrodesi oppure lo lasci? No, io l'artrodesi non la faccio quasi mai. Non la faccio quasi mai. Del falangea sto parlando, per i ragazzi. L'artrodesi ti obbliga a sostanzialmente a mettere un filo di Kirchner e io, se posso, lo evito. Soprattutto perché, come avevo detto, la maggior parte dei nostri pazienti sono pazienti anziani e ricordiamo che anche il filo di Kirchner, con la pressione che causa all'interno dell'osso, può appunto poi dare delle forme ischemiche. No, io a volte vado a fare una Weil aperta e a fare solo una osteotomia per eliminare il callo, la callosità, quella che dell'interfalangea distale, e a lasciare tutto così, e devo dire che i risultati sono stati buoni. Ovviamente avrei potuto farlo tutto in percutaneo, quindi sono d'accordo con te, cioè nel senso che comunque la filosofia, se devi fare un open fatta bene, meglio un open fatta bene senza fissare, per quello che mi riguarda, rispetto a una DMMO fatta male oppure non, certo, così, in modo tale che vedi meglio. Esatto. Però mai fissare, mai fare un'artrodesi su un'osteotomia del collo chirurgico, altrimenti ti viene un cock-up del secondo dito praticamente. Esatto. Ed è peggio. Ovviamente abbiamo anche risposto alla domanda di Anna, che ci chiede se è possibile avere una recidiva post intervento chirurgico. In generale è chiaro che ogni intervento chirurgico si può avere una recidiva, però forse interpreto la domanda di Anna nel senso che spesso è veramente difficile riuscire a capire quante osteotomie dobbiamo fare, cioè, perché magari nelle radiografie sempre in ortostasi noi possiamo vedere un secondo metatarsale più lungo, però sappiamo che lo andremo ad accorciare, quindi in qualche modo non possiamo poi prevedere la distribuzione corretta del carico, se andrà sul terzo o se andrà sul quarto. Qualche volta mi è capitato di aver fatto le classiche secondo e terzo e poi la callosità si è verificata sul quarto. Quindi io non la chiamerei una recidiva, la interpreto come una scarico del carico alterato sul povero quarto, che non ha fatto altro che rifare. Alcuni colleghi della GRECMIP, di questo gruppo di ricerca della patologia del piede, in maniera appunto di studio sul piede con tecniche mini-invasive, ritengono che se uno fa il secondo e il terzo, necessariamente debba fare il quarto. Altri dicono che meglio evitare di fare anche il quinto. Ovviamente dipende da che tipo di piede e che tipo di anomalie ci troviamo di fronte. Io, se chiaramente ho un'anomalia e mi trovo anche con un quinto metatarsale addotto, quindi con un'ipercheratosi che non è chiaramente plantare, ma che è leggermente laterale al quinto raggio, ecco che le eseguo su tutti e quattro. Senti, magari ho fatto, Carlo, anche una correzione sul quinto. Invece situazioni, complicanze da calli ipertrofici, da osteotomie libere? Perché a me sono capitate, per esempio. Nessuno, se non quelli da trasferimento.
Personalmente nessuno, se non quelli da trasferimento, nel senso che a volte si trasferisce sui raggi laterali. No, diciamo tipo dei calli, cioè dei, come possiamo dire, dei calli ossei sull'osteotomia che possono magari creare migliori metatarsalgie in questo senso. Sì. La paziente che vi ho fatto vedere ha avuto un ponte osseo. La paziente di cui vi ho fatto vedere, in realtà, se ti riferisci al callo esuberante, sì, ha avuto un ponte osseo. Diciamo che adesso sono un po' più attento nel post-operatorio. In che senso? Innanzitutto, intraoperatoriamente lavo molto di più in modo da far dragare il trucciolato osseo, se così possiamo chiamare, derivato dall'azione della fresa. Primo. E secondo, uso molto i COX-2, ovviamente laddove posso, che non siano pazienti cardiopatici o con una pressione arteriosa eccessivamente elevata, uso molto i COX-2 ad alti dosaggi per 10-15 giorni per prevenire, insomma, quelle che noi nella protesi cadanca chiamiamo calcificazioni eterotropiche, ma che si possono appunto facilmente manifestare anche a livello dell'avampiede. Bene, Carlo, senti, un'altra, un'ultima domanda. Ti volevo chiedere, da un punto di vista riabilitativo, un paziente che ha praticamente. Roberta, sei arrivata? No, non sono arrivata, ma mi sono fermata perché così posso fare la mia piccola Ecco, brava, osservazione da un facci punto di vedere un vista po' di riabilitativo. natura, visto che noi siamo praticamente a Sì, casa, qui in come mezzo agli siamo. alberi. Oh, che bello, Sì, grazie, ci sono Roberta. alberi intorno a me, il sole. Senti, Roberta, No, io niente, stavo per insomma, fare una ovviamente. domanda di riabilitazione, ma se vuoi farla tu, E infatti, se prego. posso sì, però mi fa piacere anche ascoltare la sua perché il punto di vista riabilitativo del professor Oliva mi interessa sempre tantissimo, quindi cedo per un No, no, attimo a vabbè, lui e poi mi inserisco. io volevo solo chiedere se comunque c'era un protocollo riabilitativo post-osteotomie, perché sappiamo che li facciamo camminare subito, va bene tutto, però magari se poteva aiutare anche quando siamo un po' più, cioè queste persone comunque camminano con una scarpa, no? Poi in realtà perdono propriocezione, perdono tutta una serie di situazioni, anche se comunque il carico glielo diamo precoce. Che se avevi, diciamo, qualche suggerimento. Allora, diciamo, ricollegandomi alla domanda che hai fatto prima, cioè al callo osseo, dobbiamo dire che questo callo osseo, essendo le osteotomie piuttosto flessibili, tarda ad arrivare. Il ritardo si trasforma in un edema del piede. Quindi, diciamo che dal punto di vista riabilitativo, io consiglio sempre la fisioterapia, soprattutto quando associo anche il primo raggio, per cercare di ridurre l'edema post-operatorio, ma anche l'argita del decorso post-operatorio, perché questi pazienti si portano un bendaggio per circa un mese, un bendaggio che viene cambiato più o meno ogni 15 giorni o settimanalmente a seconda dei casi per le medicazioni, ma che comunque viene rinnovato. Ovviamente si tratta di una fisioterapia molto dolce che deve cercare di ripristinare un po' la vascolarizzazione del piede, togliere l'edema. Associo moltissimo la magnetoterapia perché mi favorisce la formazione del callo osseo. Dal punto di vista di manipolazioni appunto particolari, io le sconsiglierei, non devono essere mai aggressive, ma devono essere, come dire, rivolte a sgonfiare il piede e a ridurre l'edema, che è la principale complicanza e anche di ciò che di più il paziente si lamenta. Nei casi in cui Roberta, però. visto che siamo quasi per arrivare all'ora, Roberta, no, scusami Carlo, non ti volevo interrompere. No, l'ultima Volevo cosa, se approfittare posso, per fare però. un'altra domanda. Faccio soltanto Sì. uno o due metatarsali, per me lo spazio riabilitativo è quasi nullo, perché basta che il paziente cammini. Quando ci sono delle procedure che si sommano, ecco che allora il post-operatorio è anche più impegnativo da parte del paziente. Prego, Roberto. Sì.
Niente, grazie mille per l'assist sulla riabilitazione. Soprattutto io mi chiedevo quanto si riesce a lavorare bene in team in considerazione di questo tipo di interventi e anche in considerazione del fatto che parlavamo prima del fatto che è una problematica relativa al carico. Quindi ovviamente da un punto di vista riabilitativo, quindi sia prima dell'operazione quando si vuole considerare il trattamento conservativo, sia dopo l'operazione nel caso di intervento chirurgico, è diciamo fondamentale a lavorare proprio sulla distribuzione di carico, quindi sia all'interno della base di appoggio di entrambi i piedi, sia da un punto di vista relazionale tra un piede e l'altro e all'interno dello stesso piede. Quindi non a caso noi sappiamo che sulle teste metatarsali comunque il carico si distribuisce soprattutto nella fase di passaggio tra la 15-60 e la 60-100, quando abbiamo poi uno spostamento dalla quinta testa metatarsale alla prima e poi nella fase di spinta. Quindi ovviamente tutto questo va educato sia nel pre sia nel post per cercare di garantire al paziente una deambulazione quanto più fisiologica e dinamica possibile e per prevenire anche quello che diceva lei prima, le possibili problematiche, recidive, riformazioni di calli, necessità di reinterventi, cioè, insomma quando si riesce a lavorare probabilmente in maniera funzionale ed efficace da un punto di vista riabilitativo, rieducando il paziente e quindi consentendogli di avere anche una corretta informatività, perché insomma lei mi insegna, sappiamo tutti che il piede è considerato comunque un terzo occhio, insomma da un punto di vista informativo recepisce tantissimo e quindi è essenziale per una programmazione motoria funzionale e dinamica. Sì, io condivido tutto. Ecco, l'unica cosa che a volte ostacola questa collaborazione di team di cui bene tu parlavi è il discorso del carico, perché spesso talvolta capita che il riabilitatore freni molto sul carico per la paura di scomporre, per la paura che l'osteotomia non vada nella giusta sede. Ecco, questo non bisogna farlo, anzi il paziente va proprio invitato, anche se ha male o a prendere l'antidolorifico, per poter appunto caricare. L'unica cosa è che quando si forma il callo osseo, quello definitivo, intorno a, cioè provvisorio, ma che non più elastico, intorno al mese e mezzo, è lì che a volte i pazienti hanno male, ed è lì che non va invitato il paziente a stare con la gamba alta e il ghiaccio e non caricare, ma al contrario va invitato a caricare, ed è un po' la paura, la preoccupazione di alcuni riabilitatori e fisioterapisti nel non dare o nell'invitare il paziente a caricare. Per favore non fatelo. Io vi lancio solo l'ultima provocazione, ma giusto per chiudere, che secondo me, vabbè, sui protocolli riabilitativi ci sarebbe da discutere per ore, anche sui carichi e anche su cose un po' più specifiche che vanno oltre solo i carichi. La cosa che secondo me è interessante sarebbe, come si dovrebbe fare in tante altre patologie, è prevenzione riabilitativa per evitare che si arrivi praticamente a dei quadri come poi Carlo ha mostrato, che sono anche diciamo particolari, perché secondo me c'è pochissimo ovviamente di questo, perché c'è mancanza di tempo, c'è mancanza magari di altre situazioni che riguardano anche comunque l'economia e tutto il resto. Però secondo me su alcune cose, immaginatevi, che ne so, l'alluce valgo del congenito del bambino, oppure le metatarsali, oppure quando abbiamo curiamo tutti i bambini per piede piatto, mentre invece non c'è nessun tipo di screening per potenziali futuri metatarsalgie, per esempio. Carlo, non so se questo potrebbe essere un campo futuro che potrebbe essere percorso. Certo. Nonostante chiaramente le difficoltà, immagino che ci siano ovunque per fare prevenzione su queste cose, perché la gente poi arriva direttamente col dolore e arriva, però nessuno ci pensa a fare un po' di prevenzione prima, che potrebbe essere fatta per esempio con... se si facesse quella prevenzione che tu ben dici, certe fratture da stress noi nei corridoi non le vedremo, appunto. Aspetta, mi sono perso. Sì, infatti dicevo questo, infatti sulla c'è anche tutto il capitolo della prevenzione, diciamo,
ho messo così, non lo so perché vi ho messo così, non lo so nemmeno adesso perché adesso stiamo così. No, vabbè, dicevo semplicemente sulle fratture da stress, io ho avuto tantissimi ragazzi con fratture da stress e effettivamente sulla prevenzione della frattura di stress nell'atletica leggera, per esempio, c'è pochissimo, arrivano direttamente con la frattura. Ed è un problema. Quando viene diagnosticata? Perché finalmente qualcuno fa una radiografia a distanza di tempo. Quando viene diagnosticata? Una risonanza magnetica in attivo. Però se ti capitano tre fratture da stress in 6 mesi nella stessa squadra, ti incominci a preoccupare che c'è qualcosa che non va. E lì il discorso si amplia con le calzature, con gli allenatori, con le superfici dove stai caricando, quindi andrebbe fatto un lavoro un po' più serio. Va bene, Roberta, io direi che oggi è andata benissimo, sia da un punto di vista della connessione, sia da un punto di vista di tutto, quindi se sei d'accordo io saluterei tutti. Carlo, grazie mille per la tua lezione. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Al prossimo congresso. Roberta, mandaci un messaggio. Guarda, a settembre sicuramente ti inviterò per fare altre cose. Volentieri. Roberta, mandaci un messaggio quando arrivi, perché poi ci preoccupiamo. Tutti i tuoi falsi. Va bene, non mancherò. Vai piano, di al tuo autista di andare piano, Va bene, va benissimo. Nel frattempo vi saluto, un saluto a tutti. Grazie. Ciao, buonasera. Grazie per averci seguiti e buona settimana. A presto.